Oltre 1 milione di euro dalla Regione Marche per il San Bartolo, ad annunciarlo è l'assessore Francesco Baldelli. Le risorse verranno destinate a percorsi pedonali e cicloturistici che collegheranno la ciclovia adriatica al Colle San Bartolo, un punto di interesse dall'elevato valore paesaggistico, ambientale e storico. Si tratta di un modello innovativo di infrastrutture ad elevato impatto socio-economico realizzate con materiali locali e secondo principi di ingegneria naturalistica. Abbiamo pensato che da Trieste al Gargano il San Bartolo è il primo promontorio che si getta sul mare e va valorizzato con le sue eccellenze che sono i suoi borghi, i suoi aspetti rurali, i suoi paesaggi marini, per cui dalla ciclovia adriatica abbiamo pensato a 4 percorsi interni al San Bartolo che valorizzino i borghi presenti all'interno, quindi da Soria salire su, arrivare a Fiorenzuola attraversando gli altri borghi presenti, sto pensando al Castellaro, oppure arrivare a Vallugola o a Castel di Mezzo. È quello che vogliamo fare, considerando il Parco San Bartolo una particolare risorsa e un particolare moltiplicatore economico per il turismo della nostra regione, quindi una bandiera sulla quale stiamo investendo risorse, non solo risorse straordinarie ma anche su quelle ordinarie abbiamo fatto un notevole passo avanti. Nella storia del San Bartolo dal 94 ad oggi il parco non ha mai avuto a disposizione le risorse per il suo funzionamento dall'inizio dell'anno. Con la giunta Acquaroli lo stiamo facendo perché vogliamo che i parchi possano programmare e progettare il proprio futuro, e lo possono fare solo se fanno dei bilanci di previsione con a disposizione le risorse che la regione gli destina annualmente. Nel dettaglio, 4 percorsi verranno ricavati da tracciati già esistenti e permetteranno di scoprire le bellezze circostanti, i borghi e l'arte. Soddisfatto il presidente del parco, Silvano Leva, che ha parlato di un cambio di passo nella politica regionale a favore dei parchi. Io l'ultima volta che ho scritto al governatore che il parco è una Ferrari, che il consiglio direttivo e il presidente sono i piloti, ma se non arriva la copertura finanziaria anticipata e su dei progetti non possiamo fare niente. Credo che oggi abbiamo buttato le basi per poter iniziare un percorso dove, facendo squadra con i residenti, gli abitanti, le attività produttive, gli agricoltori, possiamo condividere un progetto per una bella strategia.